Madhusudana Naidu ha affermato che la vita e gli insegnamenti di Sai Baba costituivano una sorta di scuola primaria spirituale e che lo Swami fisico di Puttaparthi ha insegnato solo alle persone che Dio esiste. Quindi afferma che ora insegnerà a tutti che Dio è dentro di loro. Mentre a Puttaparthi le persone che venivano pensavano e credevano che Dio esistesse all'infuori di loro, coloro che invece ora sono seduti qui, all'epoca erano atei. Molti di voi non credevano nell'esistenza di Dio. Dopo essere arrivati da Baba a Prashanti Nilayan, hanno compreso la verità che Dio esiste. Tuttavia pensavate che Dio esisteva fuori di voi, come Sai Baba, come Gesù Cristo o Buddha, o come descritto in altre religioni. Ora io vi insegno che Dio esiste dentro di voi. Il corpo fisico di Baba è venuto solo per farvi capire che Dio esiste. Dovevate andare a Puttaparthi per stare con Swami. Ora questo corpo non c'è più e io vi insegno che Dio è dentro di voi. Siete venuti tutti a studiare a Puttaparthi, che era la scuola elementare di Baba. Avete tutti compreso che Dio esiste. Ora siete qui in questa scuola superiore e dovete comprendere che Dio è dentro di voi. Madhusudana Naidu, Italia, aprile 2015. I soldati, prima di essere mandati in battaglia, vengono addestrati nelle loro città. Puttaparthi è stato un campo di allenamento per tutti voi, in cui Swami vi ha insegnato a combattere la vostra stessa negatività con le armi dell'amore e del servizio e a cercare Swami non fuori ma dentro di voi. Dato che era un campo di pratica, voi eravate comunque protetti ed era facile, ma oggi siete nel mondo reale. Italia, 19 aprile 2015. Prashanti Nilayam era la scuola elementare e insegnava che Dio esiste. Ora siete al liceo e vi insegno che Dio non è fuori, ma è dentro di voi. Poi sarete all'università e vi renderete conto con questa frase, io sono Dio, Dio sono io. Sono venuto qui con lo scopo di insegnarvi questa lezione. Vi sto insegnando e trasmettendo queste lezioni che fanno parte di una scuola superiore. Madhusudana Naidu, California, 20 giugno 2015. Swami aveva effettivamente detto che dobbiamo passare attraverso diverse fasi scolastiche, ma che questo si riferiva alle fasi del percorso spirituale attraverso il quale tutti gli aspiranti devono passare e non alla posizione fisica del luogo che la gente frequenta, come può essere Puttaparthi o Muddenalli. Nessun ragazzo può unirsi al college nel momento in cui entra a scuola. Devono essere raggiunti e superati prima diversi stadi, la scuola primaria, la media, la secondaria superiore, eccetera. Così, anche per quanto riguarda il sentiero spirituale, le fasi del lavoro, del culto, della saggezza e infine del sacrificio possono essere paragonate. Il sacrificio è come quando cade dall'albero il frutto che è maturo. Sacrificando l'affetto e l'attaccamento che abbiamo per il frutto, riusciamo a staccarci dal suo sostegno e dal suo sostentamento. Il lavoro riguarda il livello fisico. L'adorazione e il culto riguarda la parte mentale e la saggezza riguarda la parte spirituale. Dovete quindi passare attraverso le tre fasi. 23 dicembre 1971. Le affermazioni di Madhusudana Naidu sono in netto contrasto con quanto Baba aveva dichiarato, tanto è vero che nel 1976 Baba aveva rivelato che la missione dei sei avatar è di insegnare che Dio è in tutti. La missione dell'avatar è di far comprendere a tutti che poiché lo stesso Dio o divinità risiede in tutti, le persone dovrebbero rispettarsi, amarsi e aiutarsi l'un l'altro, indipendentemente dalla casta, dal colore o dal credo. Quindi tutto il lavoro può diventare un atto di culto.
Madhusudan dice che Swami insegnò solo una spiritualità a livello di scuola elementare a Puttaparthi e che ora insegnerà il livello di scuola superiore a Mudenalli. Mentre Swami ha detto nel 1987 che ci aveva già portato e ci aveva già fatto arrivare oltre le scuole elementari e superiori, addirittura a livello universitario. Infatti, nel 24 novembre 1987, Baba dichiara: «Ho deciso di predicare l'Advaita Tattva, non dualità, come percorso spirituale dal 60° compleanno in poi. Abbiamo attraversato lo stadio di adorazione. Dobbiamo entrare nel sentiero della saggezza ora. Abbiamo attraversato i livelli primari e secondari superiori. Ora dobbiamo entrare al college». Alla Conferenza Mondiale dei Giovani del 2007, Swami aveva detto quasi la stessa identica cosa. Io solo sono presente in ognuno di voi, voi non siete diversi da me. Non intrattenete dubbi o divergenze di opinioni al riguardo. Non siete semplicemente esseri umani, voi siete Dio in verità. Pensate di essere Dio e diventerete Dio. Così come sono i vostri sentimenti e così sarà il risultato. Dio è presente in questa signora o nell'altra donna, entrambe sono incarnazioni della divinità. L'unico Dio è presente in tutti i corpi. Dobbiamo amare ogni essere umano. Ama tutti, amate tutti e servite tutti, poiché Dio è presente in tutti gli esseri umani. Non c'è posto in questo universo in cui Dio non sia presente. Dio è presente nel cielo, nell'acqua, nel suono e nella luce. Quindi tutto in questo universo è l'incarnazione della divinità. 28 luglio 2007. Nell'intervista con Karangia nel 1976, Swami disse: «Come dico ripetutamente, tutti apparteniamo allo stesso principio divino. La pietà che è presente in tutti sotto forma di una piccola scintilla esiste in me come la fiamma piena». Ed è mia missione sviluppare di piccola scintilla di Dio in tutti, verso la pienezza della fiamma divina. Il primo imperativo di questo sviluppo è che il ricevente della grazia fornisce anche la devozione necessaria per il compimento. Quelli che portano la presenza di Baba nei loro cuori come un Dio che dimora, appartengono a questi tipi di devoti, vengono da me. Mi vedono e ascoltano, sperimentano il mio amore, l'amore che io ho per loro e ricevono con devozione, e lo ricevono con devozione. Così diventano parte di me e della mia divinità. Quando tornate nei vostri rispettivi paesi, la vostra condotta deve essere tale che i vostri compatrioti debbano avere un grande rispetto per voi. Dovrebbero riconoscere la trasformazione operata in voi dalla vostra visita che avete fatto a Prashanti Nilayam e cercare di seguire il vostro esempio. Quando ricordate costantemente a voi stessi, io sono Dio, sviluppate un comportamento divino. Ascoltate la vostra voce interiore, la voce della coscienza. La vostra condotta sarà quindi spontaneamente divina. 17 febbraio 1989. Madhusudan sta allontanando i devoti dall'organizzazione internazionale Satya Sai. In questo discorso del 13 marzo 2015 egli afferma: «Basta parlare solo dell'organizzazione Sai. In questo modo non saremo mai in grado di unire il mondo. Il tempo nell'organizzazione è servito solo per addestrarvi. Ma finita la scuola, quella scuola non è più importante, è la conoscenza che è importante». L'organizzazione Satya Sai è come una scuola che ha pensato a molte cose, ora usa le conoscenze che ha acquisito per fare molte cose nel mondo. E così dovreste fare voi. Per quanto voi gli diate un nome, essa non andrà oltre certi limiti, ma può essere aperta a tutti. Questo è il motivo per cui l'organizzazione Satya Sai a me non interessa per il nome. Dovrebbe diffondersi attraverso la musica, i discorsi, le attività, i vari workshop e impegnarsi anche con altre organizzazioni e non solo fare cose per noi stessi. È così che uniremo il mondo. Unirò il mondo intero.
Narasimhamurti poco fa ha detto che gli ultimi miei anni li userò per unire il mondo intero, ma non posso unirlo sotto un solo nome, un solo marchio, una sola organizzazione. Madhusudan sostiene che l'organizzazione SAI non ci consentirà mai di unire il mondo intero. Questo è assolutamente in disaccordo con ciò che Sai Baba aveva detto riguardo al ruolo dell'organizzazione Satya Sai nell'unire il mondo. Il 20 novembre 1998 Swami dice: se siete tutti uniti, queste cose possono essere raggiunte in un attimo. Sono io, sono sempre in voi, con voi, intorno a voi, sopra di voi e sotto di voi. Non sono limitato a Prashanti Nilayama o all'India. Sono lì ovunque voi siete. Il vostro cuore è il mio tempio. Non ci sarà mai alcuna scarsità. Non fallirete mai nei vostri sforzi. Lavorate con totale fiducia e abbiate amore totale, siete destinati a raggiungere il successo. L'intero mondo stesso sarà trasformato in un'organizzazione Satya Sai e Satya Sai sarà installato nei cuori di tutti. Nell'intervista con Karangia, Swami ha parlato di come questo accadrà. Domanda: Baba, quindi qual è la santa missione e il proposito divino di questa triplice incarnazione? Baba, unire tutta l'umanità in una sola casta o famiglia per stabilire l'unità, cioè la realizzazione atmica in ogni uomo o donna, che è la base su cui poggia il disegno cosmico. Una volta realizzato questo, l'eredità divina comune che lega l'uomo all'uomo, a Dio, diventerà evidente e l'amore prevarrà come la luce che guida, come la luce guida dell'universo. Dobbiamo far comprendere Dio che è dentro di noi per sviluppare una sintesi correlata al pensiero, alla parola e all'azione. Una volta che questa lezione primaria viene insegnata nelle famiglie, nelle scuole, nei college, nella società, nelle città, negli stati, nelle nazioni del mondo, allora l'uomo diventerà consapevole del fatto che tutta l'umanità appartiene a una sola famiglia. Come Cristo ha predicato, tutti sono uno, siate uguali a tutti. La questione vitale è l'unità, una casta, una classe, un credo per tutta l'umanità, e questo può essere raggiunto solo dalla resa del proprio sé o dell'ego verso l'amore e alla devozione pura, disinteressata e universale. L'amore è la base, il denominatore comune, e la devozione, la scintilla divina, il cemento unificante, il fattore di integrazione tra l'uomo e Dio e tra Dio e l'uomo. Lasciate che io vi faccia un esempio. Baba stende il fazzoletto per terra in mezzo a noi. Ecco un pezzo di stoffa, come vedete, tutto fatto di fili. Estraete le filettature, i fili separatamente e il panno si disfa, si indebolisce. Se mettete insieme i fili, esso diventa solido e forte. Ed è così con l'umanità. L'amore lo lega. Come 1 milione di fili sono legati per andare a comporre la stoffa. Allo stesso modo la devozione riunisce a Dio. Io quindi incarno l'amore e lo uso come mio strumento per rigenerare l'uomo e creare la fratellanza dell'umanità con l'aiuto della devozione di voi. Swami ha inoltre spiegato ulteriormente il ruolo dell'organizzazione Satya Sai nel mondo. Domanda: quindi considero che le varie organizzazioni dei servizi educativi e sociali gestite da Baba, circa 3.000 in tutto, sono progettate per creare i quadri necessari per realizzare il cambiamento socio-economico desiderato. Questo attraverso l'amore e la persuasione?
Baba. Essi sono progettati per mettere la nuova generazione sul sentiero della verità, della giustizia, della pace, dell'amore e della non violenza. Il loro motto è il lavoro è adorazione e il dovere è Dio. Cercate di introdurre un nuovo ordine sociale relativo a verità ed arma, vale a dire giusta azione. Tutti voi dovreste fare continuamente un voto per sviluppare le organizzazioni SEVA. Lasciate che tutti partecipino alle attività. Trattate tutti come figli di un unico Dio. Qualunque cosa voi possiate servire, considerate di servire Dio. Allora sperimenterete il divino. Sarete destinati così ad avere presto quell'esperienza. Non mollate mai l'organizzazione, consideratelo come il respiro della vostra vita. Questa è vera penitenza. Avendo questa risolutezza, diventerete leader esemplari. Questo è il mio unico desiderio. L'amore di Swami vi accompagnerà ovunque. 24 novembre 1990. Incarnazioni dell'amore. Il mondo intero sa quali ideali sacri ispirano le organizzazioni Satyasai. È vero che in un grande sacco di riso possono entrare alcuni granelli di sabbia. Qualsiasi organizzazione umana è destinata ad avere qualche pecora nera, ma ciò non influenzerà l'organizzazione a patto che siate fedeli ai suoi principi. Il tipo di servizio e sacrificio che le organizzazioni Satyasai stanno rendendo è colossale. La base di tutto ciò è che l'amore prevale tra i membri. Fin dai tempi antichi la preghiera upanishadica diceva Sahanana Vavatu, Sahananu Bhunaktu, possa egli proteggere tutti gli stati uniti, possa egli nutrire tutte le nazioni. Lo spirito di unità proclamato in questo mantra è operativo oggi solo nell'organizzazione Satyasai. Quel senso di unità può essere promosso solo con la pratica dell'amore e non con altri mezzi. 22 novembre 1980. Madhusudana ha affermato il 15 marzo 2015 che le persone che vanno a Puttaparthi in realtà non stanno cercando Swami, dicendo: Ora, quelli che vengono qui a Puttaparthi non si aspettano di vedermi. Loro sono solo felici di vedere il Mahasamadhi, fanno pranamsa e poi tornano indietro. Ma non mi stanno cercando. Invece Sai Baba aveva detto che in futuro migliaia di persone sarebbero andate a Puttaparthi. Credetemi, questa Puttaparthi diventerà presto un Tirupati. Migliaia di yogi, sadhu e aspiranti verranno qui negli anni a venire, perché hanno ottenuto il merito e otterranno la salvezza. Il ristabilimento del Sanatana Dharma partirà e si emanerà da qui. Satyam Shivam Sundaram, parte prima, pagina 343. Dopo che Satyasai Baba ha lasciato il suo corpo il 24 aprile 2011, il signor Narasimha Murthy, Madhusudana Naidu e altri iniziarono a sostenere che Sai Baba aveva lasciato Puttaparthi per vivere a Mudenalli, nel suo corpo sottile, e che Madhusudan era il suo intermediario. Hanno anche fondato un trust finanziario separato e hanno iniziato a condurre attività separate dall'organizzazione internazionale Satyasai creata da Sai Baba. Le affermazioni di Madhusudan di essere un intermediario per Shri Satyasai Baba hanno causato disunità nell'organizzazione. Swami ha parlato di questo tipo di disunità che si verifica in situazioni simili nel passato. Il 25 dicembre 1990 dice: In che modo le differenze sorgono all'interno di ogni religione? Dopo la morte dei fondatori di queste religioni, i seguaci violano gli insegnamenti dei fondatori e litigano fra di loro a causa dei loro interessi egoistici. Con il passare del tempo, gli scismi si sviluppano in ogni religione.
E quindi si sono formate nuove sette separate. Questo è il risultato dell'ego, dei motivi individuali egoistici, ma non della colpa dei fondatori originali. Ma molti devoti in tutto il mondo hanno respinto le affermazioni di Madhusudan e hanno posto la loro fede negli insegnamenti di Sai Baba. Il 27 marzo 1965 Baba dice: "Poi c'è qualcuno che proclama che io sto venendo da lui e che parlo attraverso di lui. Essi fingono di essere i miei portavoce e comunicano agli altri i miei consigli o i miei suggerimenti come se io li avessi autorizzati, o come se fossi io stesso a raccontarvi attraverso di loro. Ora, ascoltate questo, non parlo mai attraverso un altro, non posseggo mai un altro e non uso nessuno come veicolo di espressione. Vengo direttamente da voi, vengo come sono, per conferire pace e gioia." 27 marzo 1965. I devoti hanno anche respinto le affermazioni di Madhusudan perché credono nell'insegnamento di Swami che il metodo più semplice per contattarlo è ascoltare la propria coscienza. Il 22 novembre 1978 Swami dice: "Vi consiglio di seguire il maestro. Per maestro intendo la coscienza dentro di voi, la voce di Dio." Swami ha anche fatto riferimento alla coscienza come al cuore e ha detto che non c'è bisogno di un altro insegnante oltre a questo. In questo mondo, chi è un vero precettore? Il cuore è il vero precettore, quindi non c'è bisogno di cercare un precettore. Il cuore è la vostra coscienza. Quando consultate il cuore o la vostra coscienza, esso vi dice cosa è giusto. Il cuore è il precettore giusto. Non ti lascerà mai andare fuori strada. 8 marzo 1997. Secondo Madhusudan Naidu, solo quelli che credono in lui stanno veramente seguendo il loro cuore o la loro coscienza, mentre coloro che credono agli insegnamenti di Sri Sathya Sai Baba seguono la loro mente e questa è la causa del conflitto. In una sessione di domande e risposte con Madhusudan in Giappone il 15 marzo 2015, un devoto chiede: "Spiegheresti per favore perché c'è questa separazione e conflitto tra Muddenalli e il Sathya Sai Central Trust o Sathya Sai Organization, in modo che coloro che non sono bene informati possano capire?" Risposta di Madhusudan: "Veramente questo conflitto non è di oggi, sta accadendo da tempi antichi. Davvero non è un conflitto fra due cugini o due fratelli o due organizzazioni, è solo il conflitto tra la mente e il cuore. Chi segue la mente non potrà mai capire cosa dice il cuore. Coloro che seguono il cuore non ascolteranno mai la mente. Dio però non va con la mente. Dio va per il cuore." E di nuovo, il 18 aprile 2015, Madhusudan in Italia dice: "In verità è solo una battaglia tra la mente e il cuore. Ogni singola battaglia combattuta nel mondo è in realtà una battaglia tra la mente e il cuore. La mente, anche se conosce la verità, pensa ciò che gli altri penserebbero e ascolta gli altri piuttosto che se stesso. Tuttavia, il cuore conosce la verità. E anche se gli altri dicono il contrario, credono ancora in se stessi e seguono il cuore. Coloro che seguono il cuore verranno da me tutti insieme." Nello stesso discorso nel quale Baba spiegava le origini delle differenze religiose, egli propose una soluzione che ponesse fine alla disunione che le affermazioni di Madhusudan hanno creato. Il 25 dicembre 1990 Baba dice: "La gente deve prima di tutto sbarazzarsi dell'interesse personale e del proprio egocentrismo.
Devono sviluppare amore, tolleranza e compassione, devono cercare di vivere in armonia. Solo allora possiamo affermare di essere amanti della pace nella nazione e del benessere del mondo. Il servizio dovrebbe essere il principio guida, non dovrebbe esserci spazio per alcun tipo di differenza nel servizio. Quando desiderate servire la società, dovete essere pronti a sacrificare i vostri interessi individuali e comunitari. Solo questo sacrificio sublimerà la vita. Madhusudan Naidu e i suoi sostenitori dicono che per riconoscere che Swami si sta manifestando a Mudanalli dovrebbero andare lì a sperimentarlo. Il 17 aprile 2015 in Italia dice: perché seguite ciò che viene detto? Scopritelo da soli. Solo chi ha sperimentato Dio diventerà Dio. Se non vivete l'esperienza, nessuno può definire Dio. Mentre Swami, il 4 luglio 1974, afferma: tre discipline sono essenziali per diventare consapevoli della divinità in tutti e nell'avatar. Primo, nessuna attività dovrebbe essere svolta per ingrandire il proprio ego e mettersi in mostra. Secondo, l'intelletto e l'emozione devono essere indirizzati alla rivelazione della residente interiore nel cuore, l'atma. Terzo, ogni atto dovrebbe essere fatto sinceramente, con amore, senza desiderio di acquisire profitto personale, fama o beneficio. Soprattutto, ascoltate la voce del vostro divino interiore. Madhusudan Naidu dice ai suoi seguaci che continueranno a reincarnarsi per vite e vite ancora, anziché ottenere la liberazione. Vi assicuro che questa non è la vostra ultima nascita. Molte, molte nascite accadranno. Molte, molte volte Bhagavan verrà ancora a riunirsi con voi perché gode della vostra compagnia. 13 maggio 2014, Kodai Canal. Allo stesso modo in cui lo stesso Rama è venuto come Krishna e Krishna è venuto come Sai, le persone intorno a lui, che lo hanno amato e adorato, rinasceranno ancora e ancora. Madhusudan Naidu, Mudenalli, 20 ottobre 2015. Swami, tuttavia, ci ha sempre detto che lo scopo principale della nascita è di ottenere la liberazione in modo da non rinascere più. Il 3 luglio del 1993 disse: lo scopo principale della vita umana è realizzare la propria vera identità. È solo quando riconoscete la sacralità della vita umana che potrete realizzare il divino. È pura ignoranza considerare l'uomo come un composto da corpo, mente e dai sensi, che sono solo upadi, sovrapposizioni, strumenti. Identificarvi con il corpo è tanto assurdo da considerare la casa in cui dimorate o l'auto in cui viaggiate. È essenziale realizzare la verità della vostra identità divina attraverso gli strumenti del corpo, della mente e dell'intelletto. Il 16 febbraio 1977 Baba dice: perché questa creatura, uomo, dotato di un'eccessiva sensibilità per condividere il dolore e la gioia con gli altri, dovrebbe nascere in questo mondo mutevole di volta in volta, nel tempo e nello spazio? C'è uno scopo dietro a tutte le attività del divino. L'uomo deve manifestare il divino in lui e guidare tutti gli esseri viventi in quell'avventura. L'uomo deve liberarsi con i suoi sforzi e liberare tutta la vita dando esempio. Deve diventare libero e sicuro della propria fonte. Questo è ciò che viene chiamata moksha, liberazione. Essere liberati dalle piccolezze nella vastità, dalla schiavitù verso una sconfinata beatitudine. E ancora,
Non c'è piacere nell'essere, nel rinascere ancora e ancora. Non c'è nessun piacere nel rinascere e per poi morire e morire e poi rinascere. Perché dovremmo nascere e subire il ciclo ripetitivo di nascite e morti? Una persona dovrebbe nascere in modo tale da diventare poi immortale e non rinascere più. Colui che ha trovato la strada per arrivare a questa verità è una persona saggia. Sai Baba, 1973. In conversazioni con Bhagavanshri Satya Sai Baba, pagina 172, un ospite chiede: "Vorrei rinascere ai tempi di Premasai." E Baba risponde: "È meglio che ti unisci a Dio, nessuna rinascita." Swami dice che la vita umana è supremamente sacra perché è solo nella nascita umana che possiamo realizzare Dio. In tutto l'universo non c'è nessun altro pianeta che abbia una vita umana o una forma di vita simile. L'espressione della vita sulla Terra è rivolta verso l'alto, attraverso l'umano che va verso il divino. In virtù della nascita umana, il passo successivo è la piena realizzazione del divino. La vita umana è sacra e deve essere apprezzata come se avesse il valore più alto. Tutta la vita può aspirare. Nella vita si può aspirare alla nascita umana, ma solo attraverso la nascita umana si può realizzare Dio. Perdere tempo è la più grande follia. Ora e qui è l'individuo. Ora e qui c'è l'opportunità di realizzare l'obiettivo assoluto della vita. Chi può essere sicuro delle condizioni e dello stato della sua prossima nascita? Nemmeno un solo momento di questa vita dovrebbe essere sprecato. In conversazioni con Bhagavanshri Satya Sai Baba, Hislop chiede: Swami, ci sono altre regioni in tutto l'universo dove potrebbe anche esserci una via di fuga dalla nascita e dalla morte? E Baba risponde: solo sulla Terra può esserci questo luogo. In nessun altro pianeta o regione in tutta l'indescrivibile vastità dell'universo esiste questa opportunità. È unica ed è limitata a questa terra. Madhusudan Naidu sostiene che il corpo sottile di Baba sta insegnando qualcosa di nuovo, ovvero di rinunciare al corpo. Alla fine capirete che Swami non è diverso da voi. Swami siete voi, siete Swami. Questo è quello che vi sto insegnando. Ecco perché io ho abbandonato il corpo. Madhusudan Naidu, Padova, Italia, 17 aprile 2015. Tuttavia, Sai Baba aveva insegnato questo principio di unità sin dagli albori della sua missione. Infatti, nell'aprile 1957 dice: siete tutti Sat Chitananda Svarupa, incarnazioni di esistenza, coscienza e beatitudine, ma non ne siete consapevoli e immaginate di essere questo individuo o quello, soggetto a questa limitazione o a quella. Questo è il mito che deve essere sfatato affinché la vita divina possa iniziare. È il divino che ispira, che attiva, che conduce e realizza la vita di ogni essere, per quanto semplice o complessa sia la sua struttura fisica. Dall'atomo all'universo, ogni singola entità si sta spostando verso l'estuario dove si fonde il mare della beatitudine. Il 19 luglio 1970, Baba dice: non posizionate la distanza fra me e voi, non interporrete la formalità della relazione tra guru e discepolo, o anche le distinzioni
della relazione fra Dio e devoto tra me e voi. Io non sono né guru né Dio. Io sono voi, voi siete me. Questa è la verità, non c'è alcuna distinzione. Ciò che appare è solo illusione. Siete come onde e io sono l'oceano. Comprendete questo e sarete liberi. Siete divini. Nel momento in cui vi stabilite nella verità io sono l'Atma, otterrete la liberazione. Pensate sempre, Swami è me, io sono in Swami. Tuttavia, non sarà utile ripetere semplicemente io sono Swami con una mente volubile. Sviluppate una fede ferma. Io sono Swami, io sono Dio, io sono Dio. È solo quando sviluppate questa ferma convinzione che raggiungerete la divinità, che è incontaminata, è la dimora finale, eterna, pura, illuminata, libera e rappresenta l'incarnazione della sacralità. 28 luglio 2007. Non intrattenete la sensazione che voi siete separati da Dio, che siete solo dei devoti, eccetera. Non pensate che sia Dio e che voi siete solo dei servitori. Non siete semplicemente dei devoti, voi siete Dio in verità. Ricordatevi costantemente a voi stessi, io sono Dio, sono Dio, sono Dio. 6 agosto 2008. I discorsi di Swami furono sempre trasmessi dal livello della divinità che dimorava in tutti. Il 13 maggio 2014 Madhusudana Naidu ha tenuto il suo primo discorso pubblico come corpo sottile in Kodai Kanala. In questo discorso ha affermato che sentiva la voce del corpo sottile di Swami. Confronteremo la filosofia di questo sforzo umano di Madhusudan e l'attitudine del comportamento mostrata nel discorso a ciò che Swami aveva detto sullo stesso argomento. Madhusudana Naidu, il 13 maggio 2014, dice: siamo molti grati a Srinivas che si è preso la briga di venire da Raipur in mezzo a tanto traffico e a tutto il lavoro che sta facendo. Swami è assolutamente felicissimo di riceverlo in questo stesso posto. Nell'anno 1993 a Swami fu offerta questa proprietà. E Swami scelse Srinivasa per parlare con le persone interessate per intraprendere questo compito. Ci è voluto molto tempo per comprendere come poteva essere consegnato a Bhagavan tutto questo compito di cui parlava Srinivasa. Ma alla fine le cose sono andate bene, così Bhagavan ha visitato personalmente questa proprietà. Non c'erano strade buone come oggi, ma ha fatto tutto il possibile per venire da Bangalore a Chennai a Kodai Kanal. Ha visto questa proprietà e ha percepito che c'erano alcune negatività in questo luogo. 13 maggio 2014. Come disse Swami qualche tempo fa, è il suo Sankalpa che dovrebbe accadere, ma è lo sforzo di persone, attraverso lo sforzo di persone come Srinivas che hanno rinunciato a tutto affinché tutto questo potesse accadere. Madhusudana Naidu, 13 maggio 2014. Se Narayan Bhatta non avesse pensato di agire altruisticamente, non ci sarebbero state tali istituzioni. Senza Srinivas non sarebbe stato possibile costruire un ospedale così grande. Se Narasimha Murthy non avesse lasciato l'ingegneria e fosse venuto qui, non ci sarebbero state così tante scuole. Madhusudana Naidu, 26 agosto 2015. La volontà di Swami non è abbastanza per ottenere tutte queste cose in questo mondo materiale, ma sono necessari anche strumenti. Solo dove ci sono strumenti tutto ciò accadrà, altrimenti nulla accadrà. Madhusudana Naidu, 5 ottobre 2015. Narasimha Murthy proseguì dicendo: Swami è sempre lì, pervade tutto e si augura che tutto accada per il bene di tutti. Ma ancora moltissime cose vanno male, perché Swami, come un grande democratico, ha dato comunque la libertà agli individui. La volontà individuale è lì.
Viene lasciato all'individuo la possibilità di scegliere il percorso giusto o il percorso sbagliato. Narasimhamurti, 5 ottobre 2015. Madhusudan Naidu e i suoi sostenitori affermano che lo sforzo umano sta portando avanti la sua missione. Ma che cosa dice Swami di questo atteggiamento umano che loro stanno utilizzando? In conversazioni con Bhagavan Shri Satya Sai Baba, Hislop dice: Swami dice che tutto è fatto per volontà del Signore e non a causa vostra. Ma in tutto il mondo c'è il concetto che l'uomo è responsabile delle proprie azioni. E Baba risponde: Tu sei Dio, finché sei un umano ci possono essere tali pensieri. Finché sei umano, questo implica che lo stato umano è un atto di volontà? Baba risponde: No, non un atto di volontà, è solo questione di essere confusi, è tutta un'illusione. Non vi sto chiedendo di lavorare per amore mio, non voglio niente da voi, faccio tutto il mio lavoro da solo, non cerco l'aiuto degli altri. Se farò tutto questo, il mondo intero mi aiuterà. Quindi, aiutate voi stessi, servite la società e modellate le vostre vite in quegli ideali. 22 luglio 2002. Quando la mente si identifica con il corpo fisico, assumendo la direzione di varie attività, tutto ciò va sotto il nome di Ahamkara, ego. Discorso del 1990. A causa della sua identificazione con il suo corpo, l'uomo viene gettato senza speranza di qua e di là in vari modi dal suo ego. Dice: Io lo sto facendo, mi sto divertendo, ho vinto questo, eccetera, eccetera. Dicendo a se stesso tutte queste cose, l'uomo dà forza giorno dopo giorno al suo senso di fare le cose, di essere lui a farle. Studenti, ricordate che il successo e il fallimento non dipendono dai vostri sforzi o da pratiche simili. Avvolto nel suo stesso ego, l'uomo persegue la volontà o il filo della ricchezza, del potere, della posizione e della forza. Tutte queste cose sono transitorie. L'uomo ha superato le 8 categorie dell'orgoglio: l'orgoglio della prodezza fisica, della ricchezza materiale, della cultura, della bellezza, del potere e altri. La grazia di Dio è necessaria per conquistare questi tratti malvagi, perché hanno una presa così potente sull'uomo. 1 maggio 1987. Oggi questo Sai Krishna sta dirigendo il suo gioco con così tante migliaia di Arjuna, Nimitya Matrambaya, Saya Sanshin. Voi siete solo i miei strumenti, siete solo strumenti. Non arrogate a voi stessi alcuna autorità o potere a rivendicare il credito di qualsiasi risultato. 24 novembre 1987. Se Sai vuole fare così tante cose, lui stesso potrebbe farle in qualsiasi momento e potrebbe fare qualsiasi cosa. Questo sforzo non è che voi fate, non è per amore di Sai. È fatto attraverso queste organizzazioni Seva in modo che i membri dell'organizzazione abbiano la possibilità di fare servizio e riscattarsi. Cercate di capire la verità fondamentale, che queste vie di servizio sono state fornite in modo da ottenere un buon nome per voi stessi e non per il bene di Sai. Satya Sai non ha bisogno di nulla e non chiede nulla a voi. È solo Dio che può soddisfare i desideri dei devoti, è Lui che vi concede i poteri e le posizioni. Senza di Lui non potete raggiungere nessuna posizione. Tutti sono solo degli zero. Con la grazia di Dio potete diventare degli eroi. 21 febbraio 2009.
Madusuda Naidu e i suoi seguaci proclamano che sono stati scelti appositamente e sono quindi diversi dagli altri devoti perché non possono riconoscere di essere in comunicazione con il corpo sottile di Satya Sai Baba. Queste non sono persone normali, questi sono santi e saggi che si sono reincarnati in varie forme. 13 maggio 2014. Madhusudan si riferisce ai devoti prescelti. Perché ora è molto difficile per le persone comprendere e sperimentare questo. Solo quelli che hanno un grande amore per Swami e una grande umiltà, solo loro hanno questa opportunità di comunicare con Baba e di provare queste cose. Madhusudan Naidu, Kodai Canal, 19 maggio 2014. Di milioni di persone, solo una o due sviluppano questo tipo di desideri. Quindi non è una sorpresa il fatto che su quante migliaia di persone in tutto il mondo, solo 150 sono qui in questo ashram. Madhusudan Naidu, Kodai Kanal, 19 maggio 2014. Sfruttate questa esperienza, questa vita, questa relazione con Swami. Voi siete stati scelti. Ora fate qualcosa con questa opportunità. Srinivasin in Croazia. Siamo fortunati ad essere vivi in un momento in cui la trasformazione del pianeta viene intrapresa con una portata mai vista prima. Molti di noi sono stati scelti per essere qui in questo momento, per far parte di questo processo e per aiutare e per testimoniare. Email da Gerald Dominic Sai Surya, 12 aprile 2015. Nessuno può venire da me se non sarò io a farlo. Solo quelli che sono umili saranno ammessi nella mia classe. La prima qualificazione è l'umiltà. Tutti gli alberi che portano frutti sono bassi. Solo gli alberi che non hanno frutti stanno diritti. Se avete umiltà, imparerete. Madhusudan Naidu, Italia, 16 aprile 2015. Pensare che la gente qui sia molto ordinaria è un grosso errore. Nello stesso modo in cui lo stesso Rama è venuto come Krishna e Krishna è venuto come Sai, le persone intorno a lui e chi lo ha amato e adorato rinasceranno ancora e ancora. Madhusudan Naidu, Muddenalli, 20 ottobre 2015. Quando Swami ci ha insegnato che tutti sono uno e che l'obiettivo della nascita umana è di sbarazzarsi dell'ego per realizzare l'unità nella divinità, perché Madhusudan continua ad accarezzare costantemente l'ego dei suoi devoti per farli sentire speciali? Per renderli diversi o migliori rispetto a quelli che non credono nel suo corpo sottile? Umesh Rao, che fa parte del consiglio di amministrazione della compagnia di Madhusudan Naidu, la Lotus Energy, parla di un'intervista negli anni 70 in cui afferma che Swami gli disse che si sarebbe ritirato e avrebbe lavorato solo con dei devoti prescelti. A quel tempo non sarà così come tutte le folle. Quando arriverà il tempo, lavorerò con pochi devoti scelti. Questa idea di essere scelti sopra gli altri viene ora anche insegnata ai giovani Sai che partecipano a questi incontri con Madhusudan. Dice Madhusudan il 13 marzo 2015: "Questa generazione è già finita. Non possiamo farci molto, almeno possiamo salvare la prossima generazione." Kumar, che ora viaggia con Madhusudan Naidu, ha predicato questo stesso messaggio ai giovani australiani devoti, mentre era il coordinatore nazionale dei giovani. Ciò ha portato i giovani a dire agli anziani che Swami aveva rinunciato a loro e che solo i giovani erano prescelti. È interessante notare come Madhusudan Naidu manipola lo stesso messaggio di Swami per il proprio interesse personale.
Ascoltiamo ora le parole di Baba. Ogni essere umano dovrebbe sforzarsi di distruggere l'ego, a meno che l'ego non sia sradicato, la divinità non può essere realizzata. 7 marzo 1997. Incarnazioni del divino amore. Dio è completo amore incarnato. Questo amore brilla ugualmente in ogni essere umano. La fragranza di un fiore rimane la stessa, sia che si tenga nella mano destra o nella sinistra. Allo stesso modo Dio non ha distinzioni, non favorisce nessuno, non esclude nessuno. Persone diverse che provengono dalle loro stesse simpatie e antipatie attribuiscono al divino le opinioni divergenti che esistono nelle loro menti. Dio non ha sentimenti di differenziazione tra il buono e il cattivo, il simpatico, l'antipatico, il malvagio e il virtuoso. L'albero di sandalo conferisce la sua fragranza anche all'ascia che lo abbatte. Allo stesso modo, Dio è sempre pronto ad amare, promuovere e proteggere ugualmente tutti, senza alcuna distinzione. Ma la mente ristretta non può facilmente cogliere l'eguaglianza del divino. In effetti, come può un pescivendolo conoscere il valore dei diamanti? Ognuno apprende i poteri e gli attributi di Dio secondo le proprie concezioni ed esperienze limitate. 25 dicembre 1989. Non c'è posto per nessun ego. Un piccolo esempio. L'America non è molto grande sulla mappa del mondo. La California è solo un piccolo posto. La casa di Hislop è solo un punto e Hislop stesso non è nemmeno visibile. Per una persona così piccola da essere invisibile, così temporanea nella distesa dell'universo, è vergognoso vivere con ego. Qualsiasi persona con ego è una disgrazia. Se espandete la vostra idea di voi stessi, di essere Dio, allora non c'è ragione e nessun posto per un ego. E se vi rimpicciolite per conformarvi alla vostra relativa statura nel vasto universo, anche lì non c'è posto per ego. Chi è più basso o chi è più alto non importa. È il mezzo e la modalità che ha pressione. Conversazioni con Bhagavan Shri Sathya Sai Baba, pagina 139. Swami ci ha sempre insegnato che tutti sono uno e che l'unico Sai è in tutto. Swami non ha nutrito l'ego delle persone e il senso di essere diversi dagli altri, dicendo loro che alcuni sono i prescelti e scelti e gli altri non lo sono e sono diversi. Cosa disse Swami riguardo ai guru che nutrivano l'ego dei loro devoti? Molti guru non istruiscono le persone in questa dottrina del coraggio, non sollevano coloro che vanno da loro nella disciplina della conoscenza del sé, Atmainana, poiché essi stessi, i guru, non sono stabiliti nella realtà del sé, Atma Tattva. I guru intensificano l'egoismo dei loro discepoli e dei loro devoti e accelerano il loro destino piuttosto che evitarli. Anche i discepoli hanno chiesto risultati rapidi e corsi abbreviati e sempre meno austerità e sacrifici. I guru devono quindi annacquare il rigore della disciplina spirituale e comportarsi come ministri degli stessi discepoli. Fanno l'occhiolino a molte trasgressioni morali e molto spesso condividono le trame e gli intrighi che sono la routine quotidiana dei devoti. È una triste situazione, davvero. Satya Sai Speaks, 24 febbraio 1964.
Prema mudita manase kahu Ram 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 Thank you.